l'esposizione costante a fatti di cronaca che ci narrano di violenze di genere, di aggressioni, mi ha portato ad aprire uno sguardo su quelle che sono le conseguenze dell'esposizione a contenuti violenti e ancora di più in particolare all'effetto dell'abituazione alla violenza, è così appunto che si definisce in psicologia. E per farlo vorrei far riferimento a due studi, Icona, riconosciuti nella nostra letteratura internazionale, che ci possono ancora di più far capire e aiutarci a capire quanto siano effettivamente evidenti le conseguenze dell'esposizione alla violenza su tutti noi. Il primo studio è quello del pupazzo Bobo di Bandura, forse qualcuno di voi ne avrà sentito parlare. Questo esperimento consisteva semplicemente nel suddividere due gruppi di bambini, un gruppo A e un gruppo B. Il gruppo A veniva esposto a dei contenuti violenti nei riguardi di questo pupazzo maltrattato da un altro adulto, mentre il gruppo B veniva esposto a dei contenuti neutri. Bene, è stato evidenziato che il gruppo A, esposto appunto a contenuti violenti, una volta lasciato libero di giocare nella stanza con il pupazzo, tendeva a replicare le stesse modalità violente nei confronti del pupazzo. Questo studio non si è fermato però solamente ai bambini, ma è stato replicato anche su adolescenti e adulti, evidenziando che effettivamente anche in questo caso gli adulti e gli adolescenti tendevano a replicare le immagini viste prima. Questo ci dice come i contenuti violenti appena visti possano essere effettivamente replicati, ma ancora più adeguato, soprattutto rispetto a quelli che sono gli effetti dell'abituazione alla violenza, credo possa essere uno studio più recente condotto da altri studiosi su un gruppo di studenti universitari. In questo caso anche qui gli studenti vengono fatti dividere in un gruppo A e in un gruppo B, dove il gruppo A viene esposto a un videogioco, viene fatto giocare ad un videogioco con contenuti piuttosto violenti e il gruppo B viene invece esposto ad un videogioco con contenuti neutri. Alla fine appunto del gioco viene attivata una traccia audio dove si sente, sembra che dietro alla porta di questo gruppo di persone venga picchiata una persona. Ebbene, il gruppo A, ovvero il gruppo esposto ai contenuti violenti del videogioco, sembra intervenire in un tempo di 5 volte inferiore a quello del gruppo esposto al contenuto neutro. Questo ci mette di fronte al fatto di come un contenuto violento effettivamente diminuisca la reattività, l'empatia e la nostra disponibilità di aiuto. E proprio su questo secondo esempio vorrei soffermare la nostra attenzione, proprio perché questo ci fa pensare a quanto tutti noi ad oggi siamo esposti costantemente a dei contenuti violenti e probabilmente tendiamo sempre di più a spegnere la nostra capacità di indignazione, quasi anestetizzati di fronte a questi contenuti. Ecco, spero che questa breve riflessione possa in un certo senso aiutarci a e spingerci invece a essere più attenti, più sensibili, meno anestetizzati di fronte a questi avvenimenti e che ci aiutino anche a volgere un nostro sguardo rispetto a questi eventi, soprattutto facendo in modo che i ragazzi, il nostro futuro, possa essere sempre più sensibilizzato rispetto a questi e non anestetizzato.